Ciao ragazze, ciao ragazzi. T'ho acceso il microfono, aspettate. Ogni tanto mi vengono questi dubbi. Ciao ragazzi, sono qua per farvi un video speciale, ovvero per spaventarvi tutti così, senza trucco, versione cesso. E volevo provare assieme a voi questo aggeggino magico che ho comprato al Lidl e ero troppo entusiasta perché è tipo una versione economica di questi strumenti per la pulizia del viso che poi sono costosissimi e a cui io non sono molto favorevole perché molto spesso possono essere troppo aggressivi per la pelle. E a meno che non abbiate particolari imperfezioni o problematiche alla pelle, non va bene, insomma, stressarli con eccessiva pulizia. E secondo me può essere in alcuni casi anche un po' controproducente. Io ad esempio con la pelle abbastanza normale, insomma, semplice, non ho particolari problematiche. Bella, fra virgolette, che se voi mi chiedete cosa fai per avere cose belle, cosa faccio? Nulla. Cioè, cosa faccio? Mangio bene, mi trucco poco e evito di usare schifezze sul mio viso, quindi utilizzo prodotti naturali, metto la crema idratante, stop. Questo è quello che faccio. Quindi la cosa importante secondo me è quella. Quindi se avete una pelle molto impura e molto imperfetta, andate a migliorare i vostri prodotti da trucco, forse vi truccate troppo, utilizzate prodotti con silicone, paraffina che occludono i pori e quindi vi causano le impurità, o molto spesso mangiate male, cibi molto grassi, con zuccheri molto raffinati, ecco, possono causare le impurità. Quindi, fatta questa piccola parentesi, ho visto all'Lidl, ho detto sì, voglio comprarlo, costava pochissimo, ho detto vabbè, li butto questi pochi euro, però voglio provarlo assieme a voi perché è troppo carino. Guardate, viene qua, praticamente c'è l'aggeggino appunto per la pulizia del viso. Porta tre diverse spazzoline, in effetti, per questo qua è per pelle normale, questo col cerchietto è per pelle sensibile e questo qua è un po' per la pulizia profonda, appunto con la croce viola. E poi la cosa bella è che escono già le pile all'interno, cosa favolosa, ragazzi, perché non so voi, ma odio tornare a casa e non funziona una cosa, devo andare a comprare le pile, no. Quindi è bellissimo. Ha diverse funzionalità e diverse velocità, quindi adesso lo proviamo assieme. Sono proprio contenta di farmi questa skincare assieme a voi. Questa cosa, quindi spero non vi spaventiate. Del mio aspetto terribile, ma tanto, fra di noi non ci sono segreti, cioè, dai, mi avete visto in tutte le salse ormai. La cosa divertente sarebbe se adesso mi bussasse qualcuno, ad esempio il Corriere, tipo, il Corriere ci ha visto nei peggiori modi, è vero ragazze, perché era con le maschere, le robe. Pronta con la mia pelaccia per provare, c'ho anche lo specchio messo qua. Allora, io direi di iniziare prima con quello per la pulizia, per la pelle normale, no? Questo qua classico, lo andiamo a mettere sopra. Allora, praticamente qua, ecco, tenendo premuto, ecco, parte, e poi questo qua è per la velocità, quindi aumenta, diventa velocissimo, gira veloce, quindi qua il primo tasto velocità, e invece qua cambia il verso, cioè praticamente o gira sempre oppure ruota di qua e di là, guardate. Ok, e invece questo di sotto, vedete, gira di qua di là. Ok. Si spegne sempre tenendo premuto. Utilizzo il detergente perché ho letto tutto il foglietto illustrativo e c'è scritto che bisogna comunque utilizzare sempre un detergente. Sto provando questo qua da un po' di giorni che ho comprato sul mercato, di cui vi farò sapere in una prossima recensione. Quindi stay tuned. Eccolo qua, molto molto carino. Metto un po' nella mano. Mi sono messa la bacinella con l'acqua calda. Metto tutto il detergente sull'uscio. Ok. Accendo. Sì, ancora mi devo convincere che tenendo premuto si accende. E vado. Oh, è andato veloce. Ah oh, no, no. Lento già è veloce. Cioè, questa è la minima velocità, ma già è velocissimo. Oh mio Dio, ma non la fa la schiuma? No, voglio la schiuma. Perché non fa schiuma? Aspetta, aspettate. Proviamo a bagnarlo un po'. È così che si rompe. Ok, vai. Ok, no, non si è rotto ancora. I capelli che... Ah. Oh, che carino. Diciamo che questa spazzola sul viso è piacevole. Facciamolo anche su un altro, così leviamo eventuali impurità sulla fronte. Non andate, mi raccomando, nei posti delicati. Non andate sul contorno occhi, non andate sugli occhi, ve lo consiglio. Sulle labbra, per esempio, sì, così fate anche uno scrub.
secco, però sapore sulle labbra non è il massimo. Molto carino. Proviamo ad aumentare la velocità. Oh bello, aumentando la velocità si sente, pizzica ragazze, io lo sento forte. Eppure non ho la pelle delicata, sarà che non sono abituata a questi strumenti di tortura. Qua ad esempio dove la pelle è molto ruvida, tipo qua sul naso, negli angolini che non riusciamo a pulire bene, bellino. Infine voglio provare utilizzando l'oscillazione. Vabbè, questo, cioè, qual è il senso di ciò? Sendo... pure è carino, cioè praticamente fa... Secondo me questo qua è più profondo, però più lento. Carino. Ok ragazze, sono sopravvissuta. Voglio però provare questo qua per la pelle delicata. No, perché tanto comunque sarà delicatissimo. Voglio invece provare questo qua con la croce, che è più, dovrebbe essere ancora più potente. Quindi vi voglio far sapere com'è. Bello. Pare uguale a quell'altro, eh? No, forse sì, forse un po' più le setole un po' più dure sono. Sì, va più a fondo. Questo è per la pelle di ciuccio. No, sto scherzando, però questo qua è per chi ha una pelle molto resistente, o magari da fare più sporadicamente. Bellino. Ok. Le setole dopo ovviamente vanno lavati, questi qua vanno puliti, perché comunque sul viso io ad esempio era pulito, però ci possono essere tracce di impurità e poi dopo si fanno i batteri, quindi dovete necessariamente pulirle. Ho preso una spugnettina, quindi mi vado a sciacquare il viso. Ok, adesso vediamo la mia pelle morbida come la sente. Mi asciugo con un panno in microfibra. Sapete che quando pulisco il viso, anche nei video della pulizia del viso eccetera, scrub maschere, mi piace sempre utilizzare un asciugamano in microfibra, perché trovo che pulisca più a fondo nei pori della pelle. Recensione: il viso è un pochino arrossato, ma ovviamente la cosa è del tutto normale, perché comunque sono andata a pulire a fondo, quindi è del tutto normale. Il viso è un po' arrossato. La pelle è molto molto morbida e molto molto pulita, cioè non ho praticamente... me la sento liscia, pulita, bella. Insomma, secondo me è promosso. Voi che ne dite? Sul viso mi metto un po' di questa crema, che è quella là di Apiarium che vi ho mostrato nel video apertura dei pacchi, appunto pochi giorni fa sul canale. Molto carina, però la sto provando da poco tempo, quindi magari poi vi farò una recensione più approfondita. Ha un profumo buonissimo. Questa è per pelle normale e secche. È molto bella come crema. Veramente bella, è talmente naturale e buona che la uso anche sul contorno occhi. Ottima. Ok. Questa pulizia con lo spazzolino va fatto ovunque, perché non serve solo per pulire la pelle, ragazze, ma serve anche proprio per stimolare la circolazione e quindi ha un effetto alla fine tonificante sulla pelle, anche ringiovanente, rimpolpante, ringiovanente, perché appunto stimola l'ossigenazione dei tessuti. Ragazze, recensione finale: a me è piaciuto, però ogni giorno assolutamente no, per il fatto che comunque la pelle non ha bisogno di tutto questo accanimento, deve essere anche lasciata un po' libera di fare ciò che vuole. Quindi io direi che secondo me tipo una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, per una pulizia approfondita della pelle, soprattutto se magari siete un po' pigre nello struccarvi, nell'utilizzare prodotti di bellezza, una volta a settimana questo vi assicura di mantenere una pelle pulita e anche giovane, appunto per il discorso di prima. Quindi secondo me è promosso. Per quello che costa io lo ricomprerei. Fatemi sapere voi nei commenti se l'avete comprato, come vi siete trovate, e fatemi sapere soprattutto se vi è piaciuto questo video, se vi piace questo genere di video così testing, in cui proviamo prodotti di bellezza assieme, perché io spesso sono molto curiosa e compro questi prodottini sempre tutti low cost. Quindi se vi fa piacere vi farò qualche altro video. Vi mando un bacio grandissimo, vi ringrazio per aver visto questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto, vi voglio tantissimo bene e ci vediamo domani con un nuovo video. Mua! Ciao!